La carica dei 100 dissidenti contro Salvini sarebbe dovuta rimanere a Piazza Matteotti a protestare contro chi inneggia la tortura, il fascismo, il razzismo, con striscioni e urla corali, italiani o immigrati siamo tutti sfruttati, razzismo e polizia, è questa la democrazia. E invece sono riusciti, passando dai vicoletti del centro, ad arrivare vicino alla sede della prefettura, a due passi da Palazzo di Vetro, dove il leader della Lega stava tenendo un convegno sulla sicurezza. I manifestanti sono riusciti a scavalcare il cordone di protezione alla volta di Salvini, senza riuscire ad andare oltre. Di fronte si sono trovati i poliziotti che a colpi di manganellate e spintoni hanno bloccato la protesta. Qualcuno ha anche scagliato una bottiglia di vetro che ha sfiorato un giornalista. Nessun ferito, ma tanta la rabbia contro il leader della Lega e il suo partito, che per anni hanno offeso una terra abbandonata da quello stesso governo centrale, dove oggi Salvini aspira a diventare il premier.